Vado? Vai. È una sede che è punto di riferimento sia per come ufficio dei parlamentari mio e di Maria Grazia Gatti, ma anche come sede di Articolo 1. E soprattutto è importante perché c'è una saletta per incontri, riunioni, dibattiti che intendiamo utilizzare in modo aperto, non solo per iniziative classicamente politiche. Inaugurazione dal titolo per rimettere in cima il lavoro, la democrazia e i valori della sinistra per la sede di Articolo 1 a Pisa in via San Martino. Presente, oltre ai parlamentari pisani di Articolo 1, Paolo Fontanelli e Maria Grazia Gatti, anche Francesco Laforgia, capogruppo di Articolo 1 MDP alla Camera dei Deputati. Io personalmente sto registrando molto entusiasmo e molta curiosità rispetto a un progetto ambizioso che stiamo mettendo in campo. Noi siamo Articolo 1, cioè vogliamo rimettere al centro i temi della democrazia e del lavoro dopo la stagione nella quale si sono consumati dei veri e propri strappi dal Jobs Act alla buona scuola, alle riforme costituzionali, dove la sinistra ha smesso di fare il suo mestiere. La sede pisana di MDP infatti è già operativa da poco meno di un mese. E dal mese di giugno anche con iniziative e con dialogo aperto sempre alla città, con questa logica del non essere noi a dire ma di essere insieme agli altri a costruire un processo, un percorso, idee, a parlare anche delle questioni della politica locale. Dopo l'inaugurazione, le circa 200 persone presenti hanno partecipato poi alla cena popolare di autofinanziamento al Circolo Arci di Coltano.